Salve a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi vi voglio far vedere i miei profumi, acque profumate preferiti. Allora, partiamo random. Questa qui del marchio Mani, vaniglia e frutta. Poi questa della linea Acquolina, acqua profumata, sempre vaniglia. Poi questa Green Tea di Elizabeth Arden. Sì, sono piena di profumi, ragazzi, ci fate caso. Poi questo dell'Adidas Natural Vanity, buonissimo. Poi di questa linea di Bablos, ossia il deodorante spray, che questi qui, questo per esempio è proprio ghiaccio, buonissimo. Poi ho questo, sempre Babylos, che è Amethyst, molto buono. Poi ho questo che è quasi finito, ma ho già la ricarica, che è Mare. Sì, le confezioni sono tutte uguali, ma fidatevi, sono diversi. Poi questo qui, Butterfly, molto buono. Un misto tra low cost e medio e high end. Poi amo questo qui di Arrogance Passion. Poi questo di Avon, Scent Mix pure Ocean. Non lo vedete mai perché è tono su tono, però molto buono. Poi amo questo di Zara, che è il Vibrant Brown. Poi di Calvin Klein ne ho un po'. Ho questo che è di Calvin Klein, il Kin 2, proprio così, molto buono. Poi, rimanendo in tema Calvin Klein, ho questo, l'Eternity, che è buonissimo, non so perché io abbia ancora le scatole. Poi ho questo, One, sia nella versione oro. Ho la versione quella tutta argentata e la versione nero opaca, sempre Calvin Klein One. Ve li faccio vedere tutti per velocità. Poi amo questo qui di Pink Sugar, molto molto buono, vanigliato, buonissimo. Poi sempre come acqua profumata, io amo acqua alle rose, quindi ho proprio l'acqua alle rose. Un altro high end, questo sì, di Giorgio Armani, molto buono. Poi amo questo follemente di Yves Rocher, il Cure de Nuit. Mamma mia, una dolcezza unica. Poi tra i miei preferiti c'è questo di Shiseido, che è la terza volta che ricompro, che è il Ginza. Sto già qui, ogni volta compro quello grande, ma lo finisco. Poi vi faccio vedere il mega boccettone della Vie Belle, perché lo amo terribilmente. E questo sarà il sesto o settimo che ricompro, non sto scherzando. Poi è molto buono questo di Deborah, che è il, non c'è scritto comunque questo pack con i fiori. Poi questo è un vecchio regalo, però non è male, questo di Pupa, ma non è tra i miei preferiti. Poi
Poi l'ultimo tra i miei preferiti è questo qua di Armani, il My Way, che mi avete visto spacchettare a Natale. Tra l'altro è un pack elegantissimo. Niente, poi anche se sono maschili, io ogni tanto mi spruzzo One Million, che è di mio fratello, e ogni tanto spruzzo anche Jop, che è di mio padre, ma è molto molto buono. E niente ragazzi, fatemi sapere se anche voi siete malati di profumi come me, quali utilizzate, e ora voglio provare il Sol de Janeiro, l'acqua profumata, e vi farò sapere poi com'è al prossimo video.